leggenda 42enne brasiliana, uno dei tre brasiliani in campo questa sera. La ricezione adesso di Rizzo. Saita apre in quattro proprio per Borges, che gioca contro le mani del muro del compagno di nazionale. Poi dall'altra parte Saita rovescia per Nishida, che si mette in moto per la prima volta, rimane a contatto vivo. Al secondo tentativo arriva questo side out dopo un preoccupante primo pallone in cui l'intesa tra Saita e Nishida non era andata. Ancora Rafael, questa volta ci mette le mani From, più uno spostata per la formazione vibonese che attacca con Borges da 4. Adesso Nishida da 2, lungolinea vincente in campo secondo i giocatori giallorossi, sono fermamente convinti. Un po' più perplesso Radostin Stoichev, forse questo replay ci potrà chiarire le idee. Sembra proprio all'incrocio delle righe questo attacco splendido di Giulio Magalini per schiantare a terra il pallone. Manda al servizio adesso Mauricio Borges, pallone sul bagger di Mozic a Gagné, viene Murato, però riesce in qualche modo ad autocoprirsi. Pallone in 4 per Zaffarena, a sua volta Murato, questa volta la copertura di Magalini finisce direttamente out. E allora a un break risponde un altro break, perché Vibo torna a rimettere in parità il punteggio. Il muro di Yuji Nishida, che nonostante, che ne approfitta. Allora Nishida, dopo l'errore iniziale, prova a sbloccarsi anche dai 9 metri. Picchia forte col mancino, la palla viene smorzata dal nastro. Bonami, Rafael per Mozic, che viene contenuto e difeso. Poi Nishida dalla seconda linea e come al solito a mettere fine all'azione iniziata dal servizio. È proprio colui che il servizio l'ha effettuato, e in questo caso Davide Saita. Serve Yuji Nishida, che firma il break del vantaggio di Nishida. Adesso è il turno di cortesia, di nuovo Borges. Saita, altra pallone in 4, questa volta più scontato per Borges, che comunque gioca un pallonetto intelligente. La ricostruzione con la pipe di Mozic, che arriva a tutto braccio dalla seconda linea e si sblocca con questo attacco. L'urlaccio del 20 garantisce il più 1 a Verona. Proprio Magalini ci tuffa From e tiene vivo il pallone. Borges, pallone scontato per Nishida contro il muro a 3. Testa alta per l'opposto giapponese, che guarda e piazza in fondo al campo. Colpo spettacolare del numero 2 vibonese d'esperienza, nonostante i top scorer sono Agenier e Magalini, quindi un centrale, uno schiacciatore. Si deve ancora ambientarsi al Palamaiata. Rock Mozic invece chi è di casa, vale a dire Yuji Nishida, miglior raceman della Tondo Callipo, si è ambientato alla grande. Un po' fortunato qui l'opposto giapponese, che però trova Anton Zaffarena schierato titolare e si è fatto trovare pronto l'opposto albanese. Ancora Yuji Nishida dopo il break iniziale, un timeout già speso da Stoichev. Altro punto e arriva il terzo ace, quello che di solito rappresenta il limite per Federico Bonani. Questa fucilata di Nishida, difficile anche da vedere, non riesce a spostarsi in tempo Federico Bonami. Per il terzo ace personale glielo nega però Bonami. Pallone difficile in 4 per Rock Mozic, ha due mani, prova e riesce a fare buon uso del muro con un colpo che esteticamente non è dei migliori, ma è molto molto efficace, soprattutto perché davanti a offensive dello schiacciatore berlinese le conosciamo tutte, conosciamo tutti. Allora Rafael si deve spostare, però è difficile per Zaffarena. Il tocco del nastro consente la difesa a Saita, poi Nishida piazza e trova comunque Zaffarena. Pallone al centro per cortesia, che non riesce a chiudere. Rizzo alza davanti a sé dove c'è Borges, che intelligentemente rigioca contro il muro. Candelario è presente in copertura, allora Nishida trova l'opposizione però di Mozic. Bonami alta in 4 per Magalini, tuffo splendido da parte di From, di Saita, deve alzare From. Allora Zaffarena, che dopo la difesa è chiamato anche all'attacco, altro tuffo questa volta di From. Candellaro, ricostruzione ancora con Nishida, palla che danza vicino alla rete e non viene tenuta in maniera legale da parte di Verona. Sanzionato il tocco della formazione giallo-blu, che tocca due volte in questo caso con lo sfortunato Magalini in questa occasione. In quest'anno la distribuzione
Veronese ancora in difficoltà in ricezione, di nuovo chiamato all'attacco, questa volta prende l'ascensore e decide di tirare dritto lì tra posto 1 e posto 6. Non riesce a opporsi Davide Saitta, tantomeno in sua occasione. Formazione veronese, affretta Saitta giustamente perché vuole cavalcare il momento, ma Galini si trova in area a duellare con Yuji Nishida, che mette le mani dall'altra parte in maniera impeccabile, poi esulta di fronte agli ospiti con Nikolic che rileva Aghenie nel ruolo di centro. Saitta rovescia per Nishida, che torna a farsi vedere anche in attacco. Molto completa la prestazione fino a questo momento di Yuji Nishida, che ha fatto vedere belle cose sia dai 9 metri sia a muro, e adesso torna a farle vedere anche in attacco. Giovane opposto di Copenaghen deve provare a dare una svolta alla partita. Intanto Borges riceve ancora una volta bene. Nishida picchia forte e questa volta ci mette qualcosa di più la formazione veronese per difendere. Non basta però, perché Nishida con intelligenza, dopo un attacco forte, decide di pescare dal suo repertorio un pallonetto, un'altra palla molto vicino a rete, sporcata poi da Nikolic, perché questa sera ha fatto davvero fatica, deve provare a svoltare, altrimenti Vigo può chiudere 3-7. Ancora in difficoltà la formazione di Verona con Bonami, che non riesce a tenere verso il centro del campo. È classico invece giro di campo di festeggiamento per Yuji Nishida, che con un'altra frustata delle sue mette a segno un ace 10-6. Un muro ogni due set, nei primi due set non l'avevamo visto, ci pensa adesso il centrale di Treviso Borges. Dopo la ricezione ancora chiamato all'attacco, ancora una volta c'è la il muro di cortesia, riesce in qualche modo a spedire dall'altra parte il pallone vivo. Mozic ancora una volta viene contenuto, ancora in 4. Saitta per Borges, difeso però da Jensen. Mozic ancora una volta contro le mani del muro. Saitta si sposta per servire Nishida, che concretizza in contrattacco. L'ottimo lavoro di Vibo con tanta pazienza, nonostante le belle difese di Verona. Il lavoro egregio, a mio modo di vedere, è stato però fatto, e ha messo a segno rispettivamente 30, 23 e 26 punti. In questo momento non sta riuscendo a fare la differenza, prova a farlo adesso con un altro attacco, questa volta ha ragione del muro. Tira sempre più forte il ventenne di Maribor, città in cui a Marco Rizzo, specialista della ricezione e della difesa, in questo caso viene colpito letteralmente from Saitta. Altro cost to cost che vuole premiare Nishida, la copertura ancora una volta di Saitta, from contenuto dal muro. Magalini in difesa, Mozic da posto 4 cambia la traiettoria dopo non essere riuscito ad andare a segno con tanti diagonali. Il giocatore di Verona decide di provare a picchiare. Vediamo adesso Nikolic, che ha sbagliato nella rotazione precedente. Palleggia bene From, che riesce a garantire una precisione sufficiente a Nishida, a Saitta, per servire Nishida dalla seconda linea. L'elevazione del giapponese, che fa un gran abile da zona 4. Ancora vivo al servizio con Flavio. Magalini oppone bene, e poi Mozic da 4 con Flavio che prova a metterci un braccio, un tentativo che però risulta vano. 18-17, c'è ancora speranza per Verona, così come per Vivo, di chiudere la partita in 3 set. Lì, che però comunque ha fatto il suo, torna in campo ovviamente Saitta, si sposta per alzare un pallone difficilissimo. Jensen ci mette il bagger come può, palla che torna nel campo di Vivo, appoggia Borges ma non sfrutta una sorta di rigore Nikolic. Poi Nishida con un terzo tempo da cestista trova un pallone impensabile, un po' di soprattutto più 3 su Verona. Bonami in difficoltà, palla che viene ancora una volta mal gestita dalla formazione veronese. Saitta decide di servire proprio chi ha appoggiato il pallone, vale a dire Yuji Nishida, che a sua volta è una sentenza da posto 2. Il suo attacco mancino trova l'opposizione di Nikolic colpevole, così facilmente pronosticabile alla vigilia per quanto riguarda il sodalizio Callipo. Ancora Calabresi al servizio con Candellaro,
sempre su Buonanni, Rafael in pipe con Mozic che fa quello che gli riesce meglio, vale a dire tirare forte sull'opposizione della difesa dei centrali in questo terzo set, anche per il suo regista 28enne, l'allenatore bulgaro. Cambio palla però che non esita ad arrivare ancora una volta con Yuji Nishida. La distribuzione di Saita in questa partita, alzare bandiera bianca in poco più di un'ora e mezza, riesce a mandarlo dall'altra parte. Rizzo riceve bene, Saita al centro con Flavio Murato, c'è il tuffo da parte di Fromm e poi Nishida mette la parola fine con un attacco coraggiosissimo. La linea, Vibo vince questo set senza doversi rifiutare.